Dopo il grande successo ottenuto con le macchine a pedali, Antonio Iorio ci riprova con la mostra di biciclette antiche. Biciclette, tricicli, vintage degli antichi mestieri custoditi gelosamente da Antonio Iorio. Qua ci sono solamente una quarantina di biciclette, ma sono tante, tante, tante di più. Quante sono le biciclette? Come nasce questa passione, Antonio? Penso che sia il secondo desiderio, sogno dopo le macchine a pedali di un bambino, potersi acquistare una bicicletta. Qua abbiamo cercato di portare uno spaccato di quello che è la bicicletta dal bambino, dalle biciclette dell'Ottocento, alle bici dei mestieri, alle bici da corsa, da pista. Chiaramente la sala non è molto grande, quindi un po' di tutto. La passione nasce sempre dal desiderio di ogni bambino che desiderava. Ai nostri tempi erano le grazielle che ci colpivano, però a me è sempre piaciuto la storia, quindi tutte quelle che ho trovato, tutte quelle vecchie come questa qua, che è la primissima del 1865, è una bicicletta difficile da trovare. Qui vediamo solamente una piccola parte delle biciclette, ma sono molte di più quelle che Antonio custodisce. Sì, sicuramente posso fare un museo delle bici dei mestieri che ricordano tutto il passato dei vecchi ambulanti quando potevano andare a vendere nelle piazze e poter lavorare. La bicicletta dell'Arotino, la bicicletta del prevosto, del pittore. Vuoi descrivercene un attimo? Di che anno? Gli anni, chiaramente sempre l'anno dopoguerra, quando non c'erano ancora i mezzi che potevano, non c'erano le macchine, quindi ognuno di questi mestieri, questi erano i mestieri, questi erano i classici negozi ambulanti che chi aveva la fortuna di poter avere una bicicletta del genere poteva portare il suo lavoro nelle piazze e lavorare per la gente, altrimenti si erano bloccati nelle cascine a casa e non potevano lavorare. La mostra è visitabile fino? Sino al 6 di gennaio, quindi come tempo ne avete, per tutti quelli che non sanno dove andare a Natale possono venire a visitare questa piacevole mostra. Qua stiamo vedendo una bicicletta particolare. Questa è una bicicletta particolare che è originale ma è trasformata a tavolo. Un tavolo da lavoro. Un tavolo da lavoro, da scrivania. Ci abbiamo anche fa fatto l'apericena per l'inaugurazione. Questa è una bicicletta da bambino, da corsa, degli anni 50. Poi passiamo a questa bicicletta che è una bicicletta da pista dei primi del Novecento inglese. Dopodiché, su questa bicicletta qua io ho una storia da raccontarvi, perché è una bicicletta che è la bicicletta che qui ci tengo di più, perché è stata una delle prime che mi hanno dato. Questa è una classica bicicletta del prete che quando si benedicevano le case, verso aprile, intorno a Pasqua, si usava molto che i preti andavano in tutte le case a dare la benedizione e qui raggiungevano anche i cascinali, quelli distanti dal paese. Allora il prete con la sua bicicletta rifornita di tutti gli accessori, coi carichetti dietro con le ulteriori bici, andava in questi posti, case sperdute, nell'entroterra agricolo a benedire a queste case. Naturalmente la gente del dopoguerra si reinventava e si reinventava cosa? Facendo delle biciclette che usava come lavoro. Questa è la bicicletta del calzolaio. C'è anche molto bello riparazione del calzolaio con questo ancora originale sacco di juta. Perché il calzolaio non bastava vivere del quotidiano del suo negozio, ma andava anche a porta nelle frazioni, nei posti e nei posti dispersi a cercare di fare delle riparazioni per poter sbarcare il lunario. C'era la famosa bicicletta dell'Arotino, che tutti conoscono. L'Arotino non riparava solo non mollava solo i coltelli, riparava anche gli ombrelli, cuciva gli ombrelli rotti, mollava le forbici per il sarto, i coltelli per il macellaio, faceva molteplici lavori. Poi il pittore, per il tempo libero, si attrezzava per andare nei campi e dipingere le nature morte. Questa è la bicicletta del barbiere, che andavano anche questi porta a porta a tagliare i capelli a quelle persone invalide che magari abitavano fuori dal paese, in zone nell'entroterra, e avevano bisogno di darsi un taglio ai capelli o di farsi qualcosa così.
Questa è la bicicletta della scuola elementare, ovvero del maestro, che in quelle zone dove non era accessibile e non era possibile portare i bambini a scuola, lui un paio di volte alla settimana andava in queste case, riunivano i bambini o anche anziani, anche gente analfabeta, e faceva un'istruzione di base. E come chicca ultima, qui abbiamo portato ancora una bicicletta del pompiere. Chiaramente di primo intervento, si intende, che si può anche rappresentare in quella cosa. Anche qui è una bicicletta degli anni 40. La bicicletta nasce nel 1791 in Francia, anno in cui Mede Sivrac progetta e costruisce il suo celerifero. Nel 1817, un quarto di secolo più tardi, Karl Drais inventò la sua Lautmaschine, in tedesco macchina da corsa, che fu chiamata dalla stampa Draisina. Nel 1861 Ernest Michaud montò su una Draisina i primi pedali, fissandoli al perno della ruota anteriore. Il termine bicicletta nacque in Francia verso la fine degli anni 1860 e rimpiazzò il termine velocipile dal modello della Hight Bicyclette in poi. Il biciclo fu molto in voga fino agli anni 80 del XIX secolo. Il sistema della trasmissione del moto generato dai pedali fu oggetto di grandi studi fino a quando, prima della fine del secolo, il problema della trasmissione del moto è risolto collegando i pedali ad una ruota dentata connessa ad una catena. Questa soluzione tecnica consente di ridurre la dimensione della ruota anteriore. Nel 1884 John Starley realizzò a Coventry la prima safety bicycle, ovvero la bicicletta di sicurezza, denominata Rover, e destinata a ottenere un enorme successo commerciale. Antesignana delle moderne bici, aveva ruote di dimensioni uguali e trasmissioni a catena sulla ruota posteriore. In seguito ci furono altri progressi tecnologici. Nel 1888 Dunlop montò su un triciclo il primo pneumatico a camera d'aria. Nei primi anni del Novecento ci fu lo sviluppo delle prime competizioni sportive come il Tour de France nel 1903 e nel 1909 il primo Giro d'Italia. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci. È tanto bello, far l'amore. Quando prima...